Hanno dei nomi sempre più roboanti le varianti Covid. Centaurus, sembra a novembre in arrivo Cerberus, pronti a colpire anche gli italiani. Pare essere contagiose ma meno patogene. Ma cosa sappiamo di tutto questo e soprattutto che inverno sarà? Lo abbiamo chiesto al professor Paolo Fazzi, che con il collega Giustino Parruti ha organizzato una tre giorni tra esperti, infettivologi, microbiologi, virologi, veterinari per fare il punto della situazione. Non solo sul Covid-19. Io sono sempre molto realista. Qualcuno dice, dice che sono pessimista. In realtà io sono realista e questa cosa, francamente, in tempi non sospetti, io l'avevo già prevista. Allora, apertura delle scuole, eh, comincia a fare un po' di freddo. Purtroppo, le mascherine eh, si usano sempre meno perché non c'è più l'obbligo. E quindi. È naturale che un virus come questo che si trasmette per aerosol nel momento in cui tra l'altro ci si rimette di si si rinchiude perché comincia a fare freddo è naturale che ci sguazza ed è quello che è successo e quindi l'aumento di casi l'aumento dell'ospedalizzazione la, la fortuna è che questo questo SARS-CoV-2 eh, con tutte queste mutazioni si è un po' assopito e quindi è diventato diciamo meno patogeno, però ovviamente i, i nuovi casi ci stanno, il virus sta circolando anche in maniera sintomatica e, e, e io l'invito. Andare a rivaccinarci perché è l'unico sistema per la prevenzione di, di, di molte malattie virali come questa, l'unico vero eh, sistema è la vaccinazione. Che, che se ne dica perché è una vaccinazione purtroppo che non ci sterilizza dal virus, però ha un grandissimo merito, non ci fa ammalare grandemente, non ci fa morire. Quindi l'invito è di andare tutti di nuovo a fare questo, questo vaccino che ci proteggerà per quei 5, 6, 7 mesi futuri dove normalmente i virus da raffreddamento danno il peggio di sé. E quindi, ecco, Probabilmente forse eh, se la situazione non dovesse migliorare diciamo, nei prossimi anni, forse saremmo costretti a vaccinarci per SARS-CoV-2 eh, una volta all'anno, proprio in questo periodo, così come normalmente facciamo con la vaccinazione anti-influenzale. Quest'inverno? Allora, sarà un inverno con una grossa circolazione de, del virus, eh, con eh, purtroppo alcuni casi che andranno ospedalizzati e forse anche qualche decesso. Non sarà però una, un inverno terribile come quello del 2020, ovviamente, ma nemmeno come quello del 2021. E fortunatamente si andrà piano piano verso una situazione eh, di eh, endemia eh, del virus, ma eh, in intendo Per endemia non come la intendiamo noi tecnici, cioè quello che è nell'accezione dell'uomo diciamo, della strada, che è tecnicamente è sbagliata, cioè eh, virus endemico che sia in grado di dare solamente il raffreddore comune. In realtà è già endemico eh, SARS-CoV-2, perché ormai è, una, è, una, è diventato un parassita dell'uomo proprio dell'uomo e lo rimarrà. Per sempre, così come gli altri coronavirus umani dopo il salto di specie lo sono appunto diventati.